i piccoli e grandi imprenditori che ci sono, chi 500, chi 1000, chi 1500, chi 2000, però potrebbero bastare a livello finanziario, e anche questi interventi dei tifosi che possono intervenire dentro la società possono portare le idee giuste per far sì che questa società rimanga magari in quei 1000 euro anche in forma anonima attraverso la nostra società, la nostra associazione. Anche quello è un altro discorso, giusto per chiarire il discorso, per far capire, mi pare di aver capito che contano le idee, però che la società sta bene adesso come sta. Sta bene come sta? Ma io dico anche per paghiamo, ma no, anche no, per un motivo che paghiamo ogni volta perché probabilmente un ampliamento societario potrebbe portare a inquinare un po' la parola trasparenza, perché questa seconda ma io la potrebbe, mica dico che sai quello che a me mi un po' frena su questo allargamento del discorso societario. Io di Sergio e Sergio di me sappiamo che noi due lo facciamo per passione. Certo. Abbiamo visto che siamo un po' due pecore nere o bianche. Bianche. Ecco, siamo come due pecore bianche. Perché questo? Perché io all'inizio... siamo due pesci azzurri che non ci piacciono. Io personalmente mi sono mosso quest'estate per cercare di trovare dei partner importanti che potessero investire su questo progetto. Chi l'altro dice vabbè, che mi dai in cambio di questo? Noi abbiamo bisogno di persone che, ripeto, 1500, 2000, certo, ma di persone che vogliono investire in questo progetto, che vogliono bene a San Benedetto, che vogliono bene alla San Benedettese. Mi rivolgo all'associatore albergatori. La San Benedettese può essere uno strumento per poter far sì che possa portare un nome a favore del turismo qui a San Benedetto. La San Benedettese potrebbe essere uno strumento per far sì che eventi che si possono organizzare tramite la San Benedettese possano arrivare agli alberghi che si cominciano a riempire già prima dell'estate. Sono questi che a noi ci occorre, la Confindustria qui della zona, e gli associatori albergatori, c'erano tutte quelle componenti politiche o non politiche o laiche o che siano, che possono dare una mano a questo progetto. Non serve l'imprenditore gaucciano che porta 1,5 miliardi di euro e dopodiché mi dice io prendo tutto il territorio e me lo faccio per me. Non serve un Zambarini che ti porta in Serie A, poi dopo alla fin fine fa 7 mega Ipercop a Palermo. A noi non ci serve, a noi ci serve di mantenere questo tipo di condotta, toni bassi, però tutta la comunità sanbenedettese serve che possa dare un apporto, piccolo apporto, non serve grossi apporti, piccoli apporti, ma tra uno e l'altro, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, certamente si può realizzare un progetto serio, ma ripeto, io ho 50 anni e penso che nascerò, ma che rimanga, che quando poi lascerò posso tornare a vedere la partita a San Benedetto con la tranquillità che un altro anno non fallisca. La garanzia della partita spina, io perché sono un po' pignolo, è la trasparenza di tutto questo, perché questo è fondamentale. Ci siamo dati questo programma. È fondamentale, praticamente è tutto per la riuscita del progetto, perché tu hai detto due cose prima: gli imprenditori mi dai questo, io vengo questo, questo già significa che quelli non facendo quel tipo di discorso la trasparenza non poteva esistere. Certo, è chiaro. Anche perché ci è stato dimostrato che le società che dicono ma il concetto io penso che gli ascoltatori l'abbiano capito bene, insomma, questo se non lo ripeto, che questo è un passaggio fondamentale. Chiedono aiuto alla città, sono loro i responsabili, lo fanno in funzione di una garanzia che si chiama trasparenza, che è la cosa più importante. Io penso che se così verrà fatto, come noi siamo fiduciosi, questo progetto si... E siamo disposti a mettere dei rappresentanti dentro la città, anche per tutela, anche per visionare quello che sono i nostri. Io
questo punto ci credo, io ci credevo già prima, adesso sentendo questa fermezza forte ci credo ancora di più. E ti, ringrazio. Senti, adesso sta il campo robo di chi è? Il campo robo è della Mariner del comune. E del comune. No, è della Mariner, il comune è intervenuto con il 50% penso della spesa. Ma su questo io so dove vuoi arrivare e ti posso anche dire una cosa. No, io, questa è una domanda del lettore, perché del lettore. Campo robo è della Sambo, no? Poi dice che il settore giovanile come è strutturato? È cambiato qualcosa dall'inizio? Campo Europa è della Mariner e devo dire che ringraziare pubblicamente Vincenzo Sciocchetti perché ce lo fa usufruire gratis, dando questo apporto non indifferente a tutte le squadre che noi abbiamo, dai giovanissimi agli allievi, alla juniores e anche alla prima squadra quando non si può allenare e non si può allenare al campo. Il problema è che questo campo bellissimo che è stato realizzato, complimenti a Vincenzo, non basta, noi dobbiamo realizzare anche il Rodi così, cioè facendo lì così, lì vicino, realizzando un centro dove si possa crescere questi ragazzi. La scuola calcio San Benedetto è fondamentale che ci sia, perché i ragazzi è fondamentale che ci sia, ma è anche fondamentale da parte nostra costruire uno staff che sia educativo, che possa educare i ragazzi di 5, 6, 7, 8 anni, perché sono poi quelli gli anni in cui i ragazzi crescono e possono deviarsi. Invece lo sport è importante, il calcio è importante, è un appello anche che faccio, io ho 3 figli, è un appello che faccio ai genitori e ai ragazzi: fate sport, meglio se lo fate con la San Benedettese, però se non lo fate con la San Benedettese e non lo fate col calcio, l'importante è che fate sport, perché lo sport è quello che sicuramente vi darà l'allenatore del... un ruolo fondamentale. Certo. Poi c'è una domanda qui che... Quindi concludo, sì. Così come siamo stati non basta, ecco perché io dicevo prima bisogna realizzare un centro sportivo dove si possa fare sport, calcio, ma anche attività collaterali. L'importante è che c'è la volontà di farlo, che ci sia l'aiuto del comune, che ci possa dare uno spazio adeguato e che ci sia... Mi pare che in questa ipotetica variante tanto discussa e tanto che ci sia anche la possibilità di fare una città dello sport lì a fianco allo stadio, una parte brancatore, quindi potrebbe anche rientrarsi. Può portare anche a organizzare tornei estivi che portano il turismo, cioè sempre lì, ritorna alla città, c'è sempre, basta organizzarsi. Questa domanda